persone disoneste che si nascondono dietro il potere corrotto, perché non hanno né dignità né coraggio per essere se stessi. Hanno paura di noi e ci chiamano criminali soltanto perché viviamo contro le loro regole. Noi sappiamo di essere gente buona perché viviamo seguendo le leggi di Dio, perché non chiediamo alla vita più di quello che ci serve, perché non vogliamo essere diversi da come Lui ci ha creato. Ecco perché siamo dei criminali onesti. Questo nome rappresenta la nostra condizione di vita. Siamo costretti al crimine per rimanere puri in questo mondo ingiusto. Questo coltello non è un'arma qualsiasi. È come la croce. È il simbolo della nostra fede in Dio. È lo strumento della sua giustizia. Dal momento in cui li accetti diventi unico responsabile delle tue azioni. Non potrai più cercare riparo dietro la famiglia, sarai solo ad affrontare la vita, come ogni uomo degno e onesto fa. Non affrontare mai il tempo in cui denudare la lama. Ricorda che per fare questo ci deve sempre essere un motivo valido. E quando arriva l'ora, non tirarti indietro, perché alcune difficoltà si risolvono solo tramite il sangue e la morte. E chi capisce queste cose diventa una persona libera, un uomo vero. Criminale, onesto! Sono questi qui i miei figli! Tornate a casa con me! Voglio sporchi di sangue! Di povera gente! Portate di donare il mio nome! Vergognatevi di quello che siete! Vergognatevi! Perché io mi vergogno di voi! Io non voglio vivere in eterno! Ma per quel poco che mi spetta sarò io, il padrone di me stesso. Tu non sei padrone di niente. Quello che hai fatto nella rissa è un atto di giustizia. Non c'è vanto per questo. L'uomo è lo strumento della giustizia di Dio e tu non la puoi sostituire con la tua volontà. Non puoi prendere decisioni che spettano solo all'Onnipotente. Tu vuoi decidere chi deve vivere e chi deve morire. Arriverà il giorno in cui qualcun altro prenderà la stessa decisione riguardo alla tua divinità. Non mi sta male!